È ufficialmente indagato Filippo Russotto, l'ex compagno della 27enne favarese Jessica Lattuca. Lo è già dallo scorso 9 ottobre, da quando gli è stato notificato l'avviso degli accertamenti tecnici non ripetibili. È stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Agrigento per i reati di scomparsa di persone e sfruttamento della prostituzione. Sarebbe un atto dovuto per rendere utilizzabili a livello probatorio i risultati degli esami di laboratorio del RIS di Messina, che saranno elaborati tra una ventina di giorni. Il mio assistito non ha ricevuto alcun avviso di garanzia, afferma l'avvocato Salvatore Cusumano, ma solo un avviso di accertamenti tecnici non ripetibili. È un atto dovuto, precisa l'avvocato Cusumano. Intanto ieri mattina hanno preso il via gli accertamenti tecnici nei laboratori del RIS di Messina su quanto rinvenuto e sequestrato a casa di Russotto e nel casolare di campagna. Come ricorderete, i carabinieri del RIS, il 4 ed il 5 ottobre scorsi, hanno fatto una ispezione a casa del 44enne in via Fratelli Gracchi, traversa di via Grigento, e anche nella casa rurale di Contrada Burraitotto. In quest'ultimo luogo si sono recati anche il nucleo di sommozzatori ed il nucleo speleo alpino fluviale dei Vigili del Fuoco di Palermo alla ricerca del cadavere di Jessica Lattuca, ispezionando e sequestrando nello specifico un pozzo. Intanto né Russotto né la famiglia Lattuca hanno nominato consulenti per partecipare agli esami del RIS.